Benvenuti a tutti, grazie di essere qui con noi. Inizio subito con dei ringraziamenti intanto ai nostri partner, Studio Grimaldi, Grimaldi Alliance e all'Ufficio Investimenti della Turchia. Un grazie in particolar modo alle interpreti che ci permetteranno di seguire il webinar sia in inglese che in italiano, utilizzando appunto la funzione interpretariato che trovate in basso nel menu, e grazie a tutte le persone che si sono collegate e si stanno collegando. Oggi inauguriamo appunto questo ciclo di tre incontri che nasce appunto dalla collaborazione tra CESPI, Grimaldi Alliance e l'Ufficio Investimenti, ed è il risultato di un percorso di approfondimento, di lavoro, di confronto che il CESPI ha avviato nel 2019 con l'Osservatorio Turchia, che vuole essere un punto di osservazione privilegiato rispetto a un paese, la Turchia, che è un paese chiave per l'Italia, per l'Europa, e un partner importante che sta sempre più assumendo un ruolo sia nelle dinamiche regionali, ma anche nelle dinamiche internazionali, con una presenza attiva e proattiva. L'osservatorio fornisce appunto periodicamente analisi, brief e occasioni di confronto e di riflessione allargata come quella di oggi. Il punto di partenza del lavoro anche di oggi è l'analisi, l'indagine che abbiamo realizzato, la prima indagine del 2019 rivolta alle imprese italiane che operano in Turchia, che oggi appunto abbiamo aggiornato e presenteremo i risultati. L'idea era quella di comprendere e sondare la percezione che chi lavora sul campo con la Turchia, e l'ambito economico è uno degli ambiti di collaborazione più stretta e evidente tra i nostri più paesi, appunto per contribuire un po' a comprendere le dinamiche interne a questo paese. A 2 anni di distanza abbiamo deciso di aggiornare questa indagine. Sia perché è un esercizio importante poter aggiornare lo stato dell'arte, ma anche perché questi sono stati 2 anni, come ben sappiamo, che sono stati abbastanza ricchi di cambiamenti e di avvenimenti non ordinari, in primis appunto la pandemia che ha colpito tutti i paesi e quindi anche l'Italia e la Turchia, ma anche quello che accade, l'evoluzione interna della Turchia sotto il profilo economico, sotto il profilo politico, nei suoi rapporti internazionali e con un attivismo che in questi 2 anni è stato molto forte da parte della Turchia, sia nell'ambito regionale, pensiamo appunto all'intervento della Turchia in Libia, in Siria, ma anche in aree più vaste, soprattutto nel continente africano, ma anche in Asia. E appunto è recente l'annuncio appunto del viaggio del presidente Erdogan in America Latina. Temi che abbiamo appunto discusso e approfondito anche con un evento aperto alla società civile italiana, con il presidente della Grande Assemblea Nazionale Turca che è stato qui al CESPI proprio per affrontare insieme a noi quelli che erano gli elementi rilevanti appunto dello sviluppo della situazione turca, soprattutto interna, ma non solo, anche a pochi giorni dall'uscita della Turchia dalla Convenzione di Istanbul. Abbiamo avuto modo di confrontarci con lui. Questa nuova indagine, vedrete, appunto conferma un quadro che era già emerso nel 2019 e riconferma il ruolo strategico della Turchia. Emerge un quadro positivo, emergono anche alcuni punti interessanti che le imprese italiane, vedrete nell'analisi dei dati, emergono alcuni punti, soprattutto che secondo me hanno rilevanza in chiave prospettica. Alcuni elementi appunto che le aziende italiane sottolineano non tanto come criticità attuale, ma come punti da attenzionare rispetto agli sviluppi futuri. Bisogna, come dire, vediamo come evolvono questi che sono aspetti che fanno un po' da sfondo. Come dicevo, appunto, emerge
uno sviluppo dei rapporti Italia-Turchia importante, interessante, all'interno di un quadro, come dicevo, di un paese che è sempre più attivo sul piano internazionale, all'interno appunto di una dinamica in costante evoluzione e dialogo. Ecco, questa è stata un po' la base anche le premesse di una riflessione più ampia che abbiamo voluto proporre all'interno di questo ciclo di tre incontri, che riguarda appunto l'opportunità e la possibilità, che la partnership italo-turca possa diventare una partnership rivolta anche come punto di accesso, come ponte verso mercati esteri. La riflessione che prende avvio oggi con questo primo incontro, e abbiamo voluto proprio partire dai dati che le imprese italiane ci hanno fornito, ci hanno raccontato, e poi appunto si snocciolerà attraverso due incontri, altri due incontri, uno più tecnico, appunto rivolto alle imprese, grazie appunto alla collaborazione con il Grimaldi Alliance, che avrà una natura più tecnico-giuridica rispetto appunto agli aspetti legati allo sviluppo di partnership, e un terzo incontro invece sarà rivolto alle imprese attraverso la testimonianza e il lavoro che coinvolgerà direttamente imprese italiane e turche all'interno di alcuni settori che abbiamo individuato come strategici o potenzialmente strategici. Ecco, questo un po' fa da sfondo alla nostra riflessione di oggi, al percorso che abbiamo davanti. Io ringrazio nuovamente tutti le persone e i nostri illustri ospiti. Do la parola all'avvocato Francesco Ciaudone, nostro partner in questa iniziativa, e poi lascio la parola direttamente a Valeria Giannotta, che coordinerà, modererà questo nostro incontro, e che è la coordinatrice, la responsabile dell'Osservatorio Turchia. Ecco, Francesco, ti cedo la parola. Ecco. Eccomi. Buonasera a tutti e grazie per l'occasione che ancora una volta ci vede collaborare insieme con il CESPI per occuparci di Turchia. Grimaldi ha subito, fin dalla prima edizione, ha creduto molto nella utilità di assicurare un vero ponte tra Italia e Turchia. Continuando nell'investimento fatto con la partnership con un importante studio turco che è oggi presente con il nostro socio Gagatay Erten, perché pensiamo che sulla continuità di presenza nell'attività cross-border tra Italia e Turchia possa assicurare i risultati necessari perché quella che una volta si chiamava diplomazia economica produca i migliori risultati. Noi vogliamo essere, e credo che anche l'occasione di questo ciclo di incontri al quale abbiamo collaborato con estrema convinzione e piacere lo confermi, vogliamo essere un vero e proprio ponte tra Italia e Turchia per assicurare alle imprese turche che operano in Italia ed italiane che operano in Turchia una continuità di contatto, di supporto e di presenza professionale che serve a nostro avviso per rendere più vicini i luoghi e più semplici lo svolgimento delle attività economiche. L'eliminazione delle barriere all'accesso nei mercati funziona attraverso proprio la continuità del supporto professionale. Per Grimaldi questa è una precisa scelta, l'abbiamo realizzata con la nostra Alliance, operando in oltre 60 paesi, fanno parte del nostro network della Grimaldi Alliance ormai 1.500 professionisti, il più grosso studio al mondo, Jinkei, lo studio cinese, ha voluto essere nostro partner nel mondo con un accordo che abbiamo firmato a gennaio di quest'anno, proprio per assicurare un coverage mondiale con il più grosso studio al mondo. Per noi la Turchia è appunto una scelta definitiva, direi, di impegno professionale. Siamo contenti di collaborare con il CESPI e continueremo a farlo sicuramente. I risultati dell'osservatorio
dimostrano che questa scelta è giusta e utile e che quindi andrà continuata nel tempo. È inutile dare numeri, ma la rilevanza del mercato turco, la rilevanza del mercato europeo per le imprese turche è ovviamente sotto gli occhi di tutti. Quello che occorre fare è a mio avviso, quello che diciamo, i tedeschi dicono essere il Zusammen, cioè bisogna imparare a lavorare insieme, bisogna imparare a farlo con continuità, farlo con regolarità, costanza, ed è quello che nel nostro piccolo contributo vogliamo provare a fare, essere capaci di fare insieme con i tanti importanti attori del mercato turco che oggi sono presenti nella manifestazione di oggi, che saranno presenti nelle prossime giornate di lavoro, assicurare quella continuità e quel successo che solo facendo le cose insieme possiamo provare a realizzare. Quindi grazie ancora al CESPI, grazie agli esperti che hanno collaborato nello svolgimento della ricerca e per parte nostra ci saremo sempre per dare una mano e per contribuire sul piano tecnico professionale ad assicurare una sempre maggiore vicinanza tra i due paesi. Buon lavoro a tutti. Eccomi, grazie Francesco. Io mi accodo ai saluti iniziali di Daniele Figeri, direttore del CESPI, e vorrei ringraziare veramente di cuore i relatori che sono attorno a questa importante tavola virtuale quest'oggi. Appunto, lo spessore professionale e istituzionale dei nostri relatori ci dà l'idea di quanto importanti siano questi rapporti tra Italia e Turchia. Un grazie particolare anche a chi ci sta seguendo da casa. Vedo che il numero degli utenti registrati è molto alto. Prova nuovamente che il legame, comunque l'argomento sul tavolo oggi è di interesse. E come ci siamo detti, molte volte l'Italia e Turchia sono più che semplici amici. Ambo le parti riconoscono questo rapporto come qualcosa che va oltre la semplice amicizia, è un rapporto che ha delle radici storiche ben profonde, fatto di relazioni diplomatiche che non si sono mai interrotte e soprattutto un rapporto che si basa su tante competenze. Il settore business è un po' lo zoccolo duro di questi rapporti. Sappiamo che ad oggi in Turchia operano circa 1000, se non più, 1500 aziende italiane. Un cospicuo numero di aziende turche sta investendo in Italia. L'ambiente business, la struttura del aziendale italiana e turca sono complementari. E anche a livello commerciale vantiamo degli interscambi importanti. L'interscambio italo-turco ha raggiunto il picco di 20 miliardi di dollari e appunto ambo le parti hanno come obiettivo quello di aumentarlo ai 30 miliardi di dollari. È un'amicizia profonda ed è un'amicizia che abbiamo riscontrato anche in questo periodo pandemico che ci ha sconvolto. Ricordiamo infatti tutti con estremo piacere il carico di aiuti che la Turchia ha inviato in Italia, nel momento in cui l'Italia si è sentita forse abbandonata e travolta da quella che è stata la più profonda crisi dal secondo dopoguerra, ossia la pandemia. Ed è proprio in fase pandemica che ci oserei dire che ci siamo lasciati 2 anni fa. Dopo poco l'evento di pubblicazione dei dati della prima indagine, infatti le nostre vite sono state stravolte. Sono state stravolte sia nel quotidiano ma anche per quanto riguarda l'aspetto macro. Abbiamo assistito all'adozione in prima battuta di politiche protezionistiche che talvolta hanno portato anche alla nazionalizzazione della produzione. Mi riferisco alla Turchia nella prima fase di gestione emergenziale, appunto per il contenimento del rischio pandemico. E tutto questo ha avuto ovviamente un certo impatto. In questo biennio che ci ha preceduto, un biennio fatto anche di fermenti sociali e politici non indifferenti. Quando ci siamo lasciati, il sistema presidenziale turco era proprio alle prime battute, era un giovane esperimento, oserei dire. Oggi invece è un sistema ben consolidato che porta con sé anche delle naturali fragilità che ovviamente si riscontrano anche sul tessuto sociale e politico del paese. In questo periodo abbiamo assistito anche a delle crisi o a delle incomprensioni tra la comunità internazionale e la stessa Turchia, che hanno generato delle diffuse preoccupazioni
faccio riferimento alla fuoriuscita dalla Convenzione di Istanbul e ad altre crisi che ne sono succedute, la crisi con i 10 ambasciatori, cosiddetta con i 10 ambasciatori, ma che comunque hanno dato prova della capacità di comunicazione e di resilienza di entrambe le parti. Insomma, è proprio in questo contesto che abbiamo voluto riprovare l'esperimento avviato nel 2019-2020, anche in un'ottica comparativa, per vedere ciò che è cambiato e se è cambiato qualcosa, o ciò che è migliorato, ciò che è stato modificato. Prima di lasciare la parola al relatore, ad Alex Buriani, che è il direttore di ricerca dell'Istituto ICSE, che appunto ci spiegherà nel dettaglio i risultati del sondaggio, oserei dire che quello che portiamo a casa oggi comunque è ancora una più forte complementarietà, cioè nonostante tutto i rapporti commerciali, business tra Italia e Turchia si riconfermano molto, molto solidi, quindi questo è alla base di una grande amicizia. Io mi fermerei qui, passerei la parola ad Alex Buriani, direttore di ricerca dell'Istituto ICSE, e che appunto sarà interessantissimo ascoltare e osservare i risultati dell'indagine. Pregherei soltanto una nota tecnica, i relatori di rimanere all'interno, se possibile, vista la densità della tavola, dei 10 minuti. Non ho sentito, ma credo che abbia chiesto di tenere 10 minuti come limite. Oh, ok, allora, buonasera a tutti. Allora, senza indugio, procederei a mostrarvi i risultati di questa seconda edizione dell'indagine sulle imprese italiane che operano in Turchia. Allora, vediamo se funziona la condivisione. Sì, perfetto. Ok, quindi come è già stato anticipato, si tratta di una seconda edizione di un'indagine che avevamo già realizzato, ovviamente con adattamenti, con aspetti specifici, e nel 2019, qualche mese prima dell'evento pandemico. Allora, scusate, ma un obbligo scientifico e anche normativo, presento quali sono gli aspetti metodologici dell'indagine. È stata un'indagine realizzata mediante un'indagine quantitativa realizzata tra novembre e dicembre del 2021, pochi mesi fa, attraverso interviste svolte con tecnica mista, quindi queste imprese le abbiamo contattate sia telefonicamente, in molti casi abbiamo inviato questionari online, comunque abbiamo dovuto integrare gli strumenti perché, come potete immaginare, non è un segmento molto facile da intervistare, quindi è stato una... abbiamo dovuto accompagnare per, vedete, la durata della rilevazione novembre-dicembre per riuscire a raccogliere alla fine un buon numero di interviste, quasi 100 casi. 95 aziende hanno risposto alla nostra intervista. Si tratta di aziende con relazioni varie con la Turchia, in molti casi, nei 2/3 dei casi, si tratta di aziende che producono sul territorio turco, e comunque in almeno la metà dei casi effettuano anche attività di import e o export, e quasi il 30% delle aziende svolge contemporaneamente tutte queste attività. E l'attività realizzata in Turchia per le aziende che abbiamo intervistato rappresenta una quota molto importante del proprio fatturato, e la maggioranza del fatturato è appunto realizzato negli scambi o nelle attività in Turchia, e mediamente siamo sul 60%. Partiamo con un primo dato, che è un dato di sintesi, una valutazione complessiva. Quindi abbiamo chiesto quanto sono soddisfatti dei rapporti della propria azienda con il mercato turco. Come potete vedere, il 79%, quindi quasi 8 aziende su 10, si dice molto o abbastanza soddisfatta. Questo è un dato che segnala una leggera flessione rispetto al dato di 2 anni fa, come potete vedere riportato il dato del 2019, ma la quota di insoddisfatti è sostanzialmente stabile. C'è stato prevalentemente
diciamo, un aumento della non risposta. E il giudizio sul mercato turco in termini di solidità è molto positivo, l'86% ritiene che il mercato turco sia solido e sicuro per potervi svolgere impresa, e questo dato è una esatta conferma, addirittura un lieve consolidamento rispetto al dato di 2 anni fa. E l'87% delle aziende coglie il vantaggio di investire in Turchia anche grazie alla campagna governativa a supporto degli investimenti stranieri. L'87% che rappresenta un deciso consolidamento di questo dato, di questa percezione favorevole rispetto a quella del 2019, dove il stesso dato, nettamente maggioritario, però era al 76%, c'era una quota, un 21%, che invece si era messa in una posizione intermedia. Adesso è completamente sbilanciata la valutazione favorevolmente, la valutazione dei nostri intervistati. E per l'82% è un fattore di grande attrattività anche, è rappresentato anche dai massicci interventi infrastrutturali e nelle grandi opere. Come vedete, l'82%, anche in questo caso abbiamo una sostanziale conferma del dato pre-pandemico. In questa situazione, come si anticipava, è ritenuto verosimile l'obiettivo del governo turco di aumentare l'interscambio commerciale con l'Italia del 50%, passando da 20 a 30 miliardi di dollari. Questo ovviamente rappresenta una valutazione di verosimiglianza, ma soprattutto anche da parte di delle imprese, immagino un auspicio favorevole. Il 79% ritiene che questo obiettivo sia sicuramente o molto probabilmente realizzabile. Chiaramente uno degli aspetti più favorevoli al business in questo paese è legato al posizionamento geopolitico, ritenuto un fattore positivo dal 79% delle aziende intervistate. In questo caso abbiamo riportato il dato di confronto con il 2019, come potete vedere c'è una sostanziale sovrapponibilità dei due dati, non ci sono state sostanziali variazioni. Correttamente questo dato, vediamo che operare nel contesto turco, per il 93% delle aziende, quindi, vedendo le altre risposte, per la quasi totalità del campione intervistato, può agevolare l'accesso ad altri paesi dell'area, quindi all'Asia o al continente africano. E nella stessa misura, come potete vedere, la gran parte delle aziende sarebbe favorevole ad una partnership italo-turca come ponte appunto per entrare in un mercato terzo. La centralità della Turchia si è rafforzata a seguito della crisi pandemica, della pandemia, che ha posto il paese in una posizione strategica nelle nuove catene di approvvigionamento globale. Come vedete, ne sono convinte 8 imprese su 10, con valutazione più particolarmente enfatiche tra chi produce nel territorio, tra chi ha un'attività di produzione in territorio turco. Ecco, rispetto al posizionamento geopolitico, si conferma l'ampia apertura rispetto all'ingresso della Turchia nell'Unione Europea da parte delle imprese che lì operano. Vedete, 2 imprese su 3 intravedono in questo eventuale ingresso prevalentemente un'opportunità. E solamente un'impresa su 10 invece avverte prevalentemente rischi. Quindi abbiamo l'adeguatezza del sistema turco. Allora, la maggioranza delle imprese, come vedete,
apprezza il sistema turco nei vari aspetti che abbiamo considerato, in particolare per quanto riguarda il sistema fiscale, ma vedete troviamo valori molto elevati anche rispetto al sistema giuridico e il sistema giudiziario. Qua possiamo segnalare che le valutazioni sono, prevalgono nelle valutazioni i toni moderati, quindi come vedete l'abbastanza adeguato rispetto al lato del tutto adeguato, comunque tutte valutazioni spostate sul versante favorevole. La maggioranza delle imprese non ritiene particolarmente problematico per il business il clima di preoccupazioni internazionali in termini di degrado del rule of law e dei diritti umani. Secondo la metà delle imprese, il 52%, questo non incide per niente, non inciderà per niente sugli affari, sul business. E un ulteriore 20% ritiene che l'impatto non sarà particolarmente negativo. Comunque dobbiamo considerare che un'impresa su 5, 22%, ciononostante mostra comunque una certa preoccupazione a questo proposito. Ecco, rispetto agli aspetti monetari, emergono dubbi circa gli effetti dell'instabilità monetaria e dei cambi al vertice della banca centrale sulle attività economiche. Solo, abbiamo il dato analogo a quello che abbiamo visto nella slide precedente, un'impresa su 5, il 22%, ritiene che queste avranno un impatto, influiscono in modo positivo. La gran parte invece delle imprese ritiene che possa avere effetti negativi, comunque non favorevoli. Ecco, l'evoluzione istituzionale verso un sistema presidenziale non sarebbe ininfluente per le attività economiche. Come vedete, per il 73%, per 3 imprese su 4, questo avrà ripercussioni sul contesto economico. Prevalentemente, il 55%, si attende un cambiamento, un peggioramento, e invece il 18%, quasi un'impresa su 5, invece si attende di questa evoluzione del sistema istituzionale, invece un cambiamento favorevole. Ecco, facendo una valutazione complessiva con vari aspetti che abbiamo visto, quindi ho chiesto tutto sommato, ritiene che l'attuale modello economico turco sia adeguato per attrarre investimenti. Abbiamo ancora una prevalenza di valutazioni positive, 47% ritiene adeguato e una quota inferiore, intorno al 40%, invece ritiene che sia poco o per niente adeguato. Qua dobbiamo segnalare che rispetto al dato del 2019 c'è una significativa flessione. Passiamo dal 67%, che 2 anni fa riteneva il modello turco adeguato all'attrazione di investimenti, al 37% attuale. Questo dato sconta probabilmente un dato di congiuntura, quindi abbiamo chiesto in particolare una valutazione della fase economica di questa fase e, come vedete, la metà ritiene che sia una fase favorevole, propizia per gli investimenti, e una quota leggermente più bassa invece ritiene che non sia una fase favorevole. Ecco. Per concludere, per spostarci da una valutazione sulla fase ad una valutazione più generale, in conclusione possiamo chiudere il cerchio, tornando in pratica, ribadendo il dato che abbiamo visto all'inizio di questa presentazione dei dati della ricerca, e la nettissima maggioranza delle aziende italiane che operano sul mercato turco confermerebbe la scelta che ha fatto e addirittura, come potete vedere da queste risposte, e consiglierebbe ad altri colleghi, ad altre imprese, di avvicinarsi al mercato e di investire in Turchia. Ringrazio. Grazie, dottor Buriani. Io approfitto per scusarmi perché mi hanno segnalato che la mia connessione non era stabile nell'intervento precedente, spero che non dia ulteriori problemi. Passerei la parola all'onorevole Fassino, presidente, non ha bisogno di presentazioni, ma è presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Sappiamo che oggi è un giorno particolare, per cui insomma gli diamo la precedenza. Grazie. Sono giornate piuttosto calde perché da un lato
c'è da seguire la crisi russo-ucraina che ogni minuto diciamo, ci espone a delle novità, e dall'altra oggi al Parlamento c'è una discussione molto molto delicata, che è quella sul suicidio assistito, e come sapete è un tema diciamo che suscita grandi discussioni e anche opinioni molto divaricate. Quindi io mi scuso se a un certo punto non potrò seguire fino in fondo e dovrò allontanarmi. Finché posso, naturalmente seguo. Allora, grazie intanto al CESPI e grazie alla ricerca che è stata presentata, e grazie naturalmente allo Studio Raudone che collabora, che diciamo è partner del CESPI per questa iniziativa. E ringrazio gli ambasciatori e i rappresentanti delle nostre sedi diplomatiche che ci stanno seguendo, e grazie davvero per questa attenzione. Allora, il sondaggio che è stato appena, l'inchiesta che è stata appena presentata, mi pare ci dica due cose. Ma intanto c'è una conferma sostanziale, diciamo, salvo per un aspetto a cui poi arriverò, c'è una conferma sostanziale dei giudizi, delle valutazioni che già erano state espresse dagli imprenditori nella prima ricerca, un anno fa circa. Quindi c'è un giudizio consolidato. Ora, questo giudizio consolidato mi pare questa volta ci dica due cose. C'è un giudizio consolidato di affidabilità del Paese. Il Paese è considerato solido dal punto di vista del mercato, affidabile dal punto di vista del sistema giudiziario, è considerato un Paese strategico, è un Paese considerato importante per gli investimenti infrastrutturali che mette in campo. Quindi c'è un giudizio consolidato di un Paese forte, affidabile, e quindi dal punto di vista imprenditoriale un Paese appetibile per l'Italia, che tra l'altro, come è stato detto, appunto è tra i primissimi partner della Turchia. Questo giudizio di affidabilità sul Paese però ha un contraltare nella valutazione sulla situazione attuale. E la cosa non stupisce, perché l'affidabilità del Paese è un giudizio su un'affidabilità non contingente, di carattere strutturale. È un Paese affidabile, è un Paese interessante, è un Paese strategico, è un Paese nel quale vale la pena di investire per cosa rappresenta il mercato interno turco e cosa rappresenta la sua proiezione anche su altri mercati. Tuttavia, c'è una situazione difficile. Il 60% che dà un giudizio preoccupato della politica monetaria che si sta facendo, per esempio, mi pare sia un dato significativo, il che non stupisce. Noi sappiamo che l'economia turca sta conoscendo, per esempio, un tasso di inflazione, un tasso di svalutazione della lira molto alto, e quindi non c'è dubbio che questa, che è una situazione contingente che può cambiare, porta a un giudizio preoccupato, nel senso che si guarda con preoccupazione a una situazione economica e finanziaria del momento che, diciamo, ovviamente è meno favorevole e comunque rappresenta per le imprese, come dire, un problema. Quindi direi che ci sono questi due aspetti che emergono. Da un lato l'affidabilità del Paese, e questo io credo che sia molto confortante, perché significa che al di là delle difficoltà del momento, il Paese e il mercato turco viene guardato con grande interesse e con una volontà quindi di starci, di investirci e di scommettere su quel mercato. Per altro verso, ovviamente, si manifesta una preoccupazione sulla situazione contingente, che è una situazione obiettivamente delicata e difficile, se solo pensiamo, per esempio, ai ripetuti cambi di governatore della Banca Centrale Turca, se solo pensiamo al livello di inflazione, se pensiamo alla, diciamo, una situazione economica che effettivamente, soprattutto sul fronte dei fattori fiscali e finanziari, è sofferente. Detto questo, poi mi pare che sia molto interessante la risposta che viene data nell'inchiesta alla domanda relativa alla possibilità di partnership
italo-turche per andare insieme su mercati terzi. E anche questo io lo considero molto importante, perché per un verso è una conferma anch'esso della valutazione di solidità del paese. Se tu non considerassi la Turchia un paese affidabile e solido, non scommetteresti di andare con la Turchia su paesi terzi. Quindi è un ulteriore, diciamo, fattore che ci dice che gli imprenditori italiani che conoscono il mercato turco e che lavorano sul mercato turco considerano la Turchia un paese affidabile e solido, tanto che c'è l'assoluto interesse e disponibilità ad andare insieme su mercati terzi. E questo io considero un fatto strategico che non è soltanto di natura economica, perché è evidente che proporsi su mercati terzi insieme è anche un'operazione che ha un contenuto politico molto forte. E quindi da questo punto di vista non stupisce per il tipo di, come dire, di soggetti intervistati, diciamo, il basso, diciamo, la scarsa valutazione sul tema dei diritti umani. Non mi stupisce perché ovviamente il mondo del business è portato a fare delle valutazioni che sono fondate su criteri di natura economica e finanziaria e non su altri, diciamo, criteri. Quindi il tema violazione dei diritti umani è, diciamo, è considerato, diciamo, non rilevante dalla maggioranza di coloro che hanno risposto, il che naturalmente si spiega con il tipo di uditorio e il suo approccio, diciamo, ai temi del rapporto con altri paesi, che prima di tutto è un approccio economico-commerciale. Però, detto questo, non credo che qualche manifestazione di preoccupazione ci deve essere, perché la violazione dei diritti umani è un fatto che comunque deve interessare tutti, e credo che una maggiore attenzione a questo punto vada data. Sono trascorsi pochi giorni da un'ennesima sentenza della Corte di Giustizia Europea, in particolare sul caso Kavala, che, diciamo, censura fortemente la Turchia sul fronte del rispetto dei diritti umani e delle libertà civili. Quindi da questo punto di vista io credo che qualche riflessione andrà fatta, e anche verificare come si possa su questo sviluppare un dibattito col mondo imprenditoriale che affronti anche questo nodo. Io mi fermerei qui e poi naturalmente sono interessato ad ascoltare il seguito della discussione. Grazie. Grazie onorevole Fassino, e intanto buon lavoro, se non ci sentiamo più tardi. Passerei quindi la parola all'ambasciatore di Turchia in Italia, Ömer Gücük. Buonasera a tutti. Oggi farò il mio discorso in inglese, sarà più facile forse anche per quelli che ci ascoltano di Turchia. Allora, good afternoon to all. It's a great pleasure for me to address you here today. I would like to express my sincere thanks to the organizers for this initiative. I would also like to thank ICSE Institute for its survey on Italian companies operating on the Turkish market. Our relations with Italy are deep-rooted and well-established. In our recent history, we have successfully set up the bilateral mechanisms to advance our cooperation, including intergovernmental summit, joint economic and trade commission, Turkish-Italian forum, and Turkish-Italian business forum. We aim to organize the third meeting of the intergovernmental summit as well as a joint economic trade commission this year. Besides the functionality of bilateral mechanisms, close cooperation between business persons contributes to boosting our business relations. Italy is our second largest trade partner within the EU and the first in MENA region. In 2021, our export to Italy has increased by 42% by reaching $11.4 billion this year. During this period, our import from Italy has increased by 25.6%, exceeding $11.5 billion. With these figures, we have surpassed the pre-pandemic levels.
Thus, our bilateral total trade volume reached $23 billion. This is a historical record indeed. All these figures shows us not only how good relations Italian and Turkish companies have, but also the mutual trust between our two countries. I believe that in the upcoming years, we will reach $30 billion target set by both countries, thanks to our ongoing cooperation. I'm pleased to see that this prospect is also shared by the Italian companies, as stated in the conclusions of the survey. On the other hand, these conclusions shows us that the investment-oriented reforms which took place in our country during the pandemic have been welcomed by the investors. There are more than 1,500 Italian companies operating in Turkey. This shows their trust in our markets. We continue to be one of the most significant and dynamic FDI destinations, according to our figures. Since 2002, the amount of Italian origin investments in our country reached $4.7 billion. Italy has been the first investor in 2020 with $977 million. In return, investments from our country to Italy amounted to $480 million in total within the same period. We are also pleased to have the Italian Trade Agency in Istanbul, which was opened in 2015 and also responsible for Turkmenistan. Even though companies of both countries are currently enjoying the benefits of growing bilateral economic relations, I firmly believe that we should work together to further enhance this collaboration. In this vein, the cooperation between our business persons towards third countries should also be encouraged and supported. For instance, they can bring their synergies to several regions, including Middle East, Africa, and Central Asia. I gladly observe that the Italian entrepreneurs are very much aware of the opportunities as it was reflected in the ICSA survey. Our Asia Anew initiative and our engagement with the African continent also show the importance that Turkish foreign policy attributes to these continents. Just to mention, the third Turkey-Africa partnership summit took place successfully last December in Istanbul under the auspices of our president. Turkey is located in a very... Hello? Hello? Yes. You hear me, right? Yes, yeah, yes, okay. Yes. Okay, sorry, because I had some confusion here. Yeah, okay. So Turkey is located in a very strategic region in social and economic terms. Just like Italy, we are one of those that bears the huge burden of global challenges, such as irregular migration, civil and trade wars, and most recently, the pandemic. However, challenges and opportunities go in hand in hand. Our strength is the ability to manage risks and adapt new conditions. Turkish economy has always shown significant resilience to several domestic and external shocks in the past. More importantly, we are committed to take the necessary steps in order to address the challenges. The pandemic has had a devastating impact on both developed and developing countries. The world economy shrank by 3.2% during the pandemic. However, our economy has managed to grow 1.8% in 2020, and we became one of the two countries in the world that achieved economic growth during the pandemic. We have ranked second after China with respect to growth rates. With the decrease in the negative effects of the pandemic in 2021 and vaccination process, our economy continued to grow strongly. Our growth is 7.4% in the third quarter of 2021 on a yearly basis. According to OECD forecasts, although our economy is estimated to grow by 9% in 2021, we expect
a double-digit growth in 2021 in the light of current economic indicators. On the other hand, our exports jumped to an all-time high of nearly $225.4 billion in 2021, far exceeding the medium-term program goal. We can say that exports became a locomotive of our economy in the year 2021 and will continue to be so in 2022. Also, we have created and developed a unique model named Economy Model of Turkey. Our aim is to prioritize exports by taking advantage of the geostrategic opportunities and facilities to solve the current account deficit problem permanently, to overcome the middle income trap and to rise to the top in the global value chain. In a nutshell, we know very well that our companies have a common culture of doing business together. I strongly believe that our companies will do much better together in the future, making use of this advantage coming from the past synergies. Let me say again that we will do our best to encourage Turkish and Italian companies also in the future to work together. I thank you for your attention to all the participants. Thank you. Grazie. Grazie ambasciatore Gugiuk. L'augurio insomma è quello di tutti noi di vedere questi rapporti crescere e fortificarsi nel tempo. E passerei la parola all'ambasciatore Giorgio Marrapodi dandogli il benvenuto sul tavolo che riguarda i rapporti tra Italia e Turchia. L'ambasciatore da pochissimo ha iniziato il suo mandato ad Ankara, per cui innanzitutto un benvenuto e un grande in bocca al lupo. E quindi a lei la parola. Grazie dottoressa Giannotta. Io ho problemi di voce che vanno e vengono, non di connessione, ma miei, spero riusciate a sentirmi. Intanto grazie a tutti, mi fa molto piacere essere con voi. Come ho detto, la mia esperienza sulla Turchia è limitata, però vorrei provare anch'io a fare alcune considerazioni con voi. Chissà di che cosa mi sono occupato in passato, sa che spesso ho fatto nella mia carriera attività multilaterale, quindi come nel multilaterale potrei iniziare il mio intervento e dire che sono d'accordo con tutto quello che è stato detto e sarebbe vero. Quindi con questa premessa cioè provo a fare veramente alcune considerazioni. Sono d'accordo con quanto ha detto il... Sono d'accordo con quanto ha detto il presidente Fassino quando all'inizio ha detto che il sondaggio oggi ci mostra un consolidamento dei risultati di 2 anni fa e quindi si continua a registrare un livello importante di soddisfazione cioè da parte delle imprese italiane. Io credo qui questo è vero, credo che dobbiamo anche leggere questo dato guardando a cosa sono stati questi ultimi 2 anni, perché se noi pensiamo agli ultimi 2 anni come un periodo in cui c'è stata la più grande crisi mondiale, anche economica, cioè dovuta alla pandemia, ma una crisi che non è solo economica, è una enorme crisi sociale, una crisi che ha creato ansia nelle persone e di conseguenza ansia nei mercati. Il nostro Parlamento ha discusso, credo, ha approvato ieri il bonus per i psicologi, che credo sia una cosa molto importante, perché è un periodo in cui la gente ha sofferto, in cui i ragazzi si sono chiusi nelle loro stanze per non potendo andare a scuola. Ci sono persone che hanno conosciuto c'è la depressione. Se noi leggiamo i risultati di questo sondaggio avendo in mente questo ed avendo in mente che anche ai confini più o meno vicini della Turchia in questi 2 anni si sono consumate crisi come quella del Nagorno-Karabakh o la crisi afghana, è continuata la grave crisi migratoria, allora devo dire che il risultato in positivo, il consolidamento di quel livello di soddisfazione, secondo me è ancora più importante
di quello che le cifre ci dicono. Ed è un livello di soddisfazione che io ho in queste 7-8 settimane di permanenza in Turchia, ho registrato anche direttamente da quegli imprenditori, forse pochi, ma ho incontrato imprenditori, managing director di grandi aziende italiane, di grandi investimenti, sia ad Ankara che a Istanbul, e ho registrato anch'io una soddisfazione per come le cose hanno continuato a funzionare in questo periodo. E quindi questo concordo con quello che è stato detto, in particolare dal presidente Fassino, ma quello che dice anche il sondaggio, che c'è un alto livello di affidabilità, di percezione di affidabilità sul paese. È stato menzionato l'interscambio con il passaggio, credo, da 19, 20 a 23 miliardi. So, si è concluso, il 2021 si è concluso con un saldo di 23 miliardi di dollari ed è una cifra che lo stesso presidente Erdogan ha menzionato con me nella cerimonia delle credenziali. Quindi su questo è stato detto tanto, lo ha detto il collega Omer. Credo che c'è un dato che va letto ulteriormente su questo passaggio da 20 a 23 miliardi, su questo superamento dei livelli delle importazioni e esportazioni pre-pandemia. Ed è che il saldo a 19 miliardi di un paio d'anni fa era in perfetto equilibrio tra importazioni ed esportazioni, perché poi 80-100 milioni in più da una parte o dall'altra su 20 miliardi non credo siano statisticamente irrilevanti, è passato da 19-20 a 23, mantenendosi in equilibrio. E questo, secondo me, ci dice una cosa molto importante, ci dice che siamo di fronte a due grandi paesi manifatturieri le cui economie continuano a crescere perché continuano a cercarsi e continuano ad integrarsi nei vari livelli della produzione. E questo è importante, perché protegge dagli shock, dagli sbalzi, dalle cadute. Non è una crescita, un picco di un anno perché c'è stato un aumento dei prezzi su alcune materie prime in importazione o in esportazione, o perché ci sono state delle operazioni che possono aver dopato il dato. Quindi io credo che anche questo sia un elemento importante che la dice lunga sulla solidità dei rapporti commerciali fra Italia e Turchia. Non so se ho ancora un paio di minuti, passerei invece ad una riflessione un po' più ampia. Credo che fosse l'avvocato Chaudone all'inizio che ha menzionato l'importanza della diplomazia economica, e il dottor Frigeri, il direttore Frigeri, ha fatto anche una descrizione a tutto campo di quello che è le relazioni in generale fra due paesi. Ora, questo ciclo parte dall'economia, ma l'economia oggi è politica, e oggi lo è già da tempo, non è oggi, ma è che quando noi parliamo di interscambio, quando parliamo di flussi di investimento, parliamo di geoeconomia, e la geoeconomia è fondamentale per la geopolitica. Ed io credo che questa sia anche la riflessione che dobbiamo fare un po' sul futuro degli scambi commerciali, sul futuro dei flussi investimenti tra Italia e Turchia, ma anche tra altri paesi. Noi ai confini della Turchia abbiamo la straordinaria, la gravissima crisi siriana che va avanti da 10 anni. Le cause della crisi siriana sono tante, ma non possiamo dimenticare che all'inizio
che tra le cause iniziali ci sia anche quella che è stata una delle più grandi siccità degli ultimi, probabilmente degli ultimi 100 anni, che ha provocato anche lo spostamento di popolazioni dalle campagne verso le città e in una situazione di instabilità. Perché dico questo? Dico questo perché perché io credo che noi potremmo disegnare una equazione, potremmo, se avessi una lavagna, scriverei un'equazione a 4 elementi in cui metterei economia, sviluppo economico uguale ambiente, uguale sviluppo sociale, uguale pace. Perché cioè l'economia che dobbiamo sostenere deve andare sempre di più verso il rispetto dell'ambiente e verso il rispetto dello sviluppo sociale, dei diritti, perché soltanto se ci saranno meno ingiustizie avremo delle società più stabili. Ed è per questo che investire in economia, secondo me, nel modo in cui lo stiamo facendo con la Turchia, cioè con interscambi integrati ed equilibrati, è il modo giusto. Il passaggio che dobbiamo fare adesso è che questi scambi siano sempre più connotati dalla sostenibilità e quindi dal rispetto del pianeta, in una parola che vadano in quella che oggi chiamiamo tutti transizione ecologica. Io spero di essere rimasto nei 10 minuti, me lo dite voi, se va bene. È stato bravissimo, grazie. Grazie a tutti. Insomma, un quadro estremamente dinamico, devo dire, l'analisi offre, si può affrontare da diversi punti di vista, quindi una grandissima dinamicità e multiritmica, direi. Passerei quindi la parola a Furkan Karayaka, che è il vicepresidente di Invest in Turchia, l'ufficio degli investimenti della Presidenza della Repubblica Turca. Grazie. Thank you, Ms. Cihanattar. Can you hear me? Yes. Thank you. Thank you. Good afternoon, actually good evening, and greetings from Istanbul. Excellencies, Mr. Ambassador Ömer Küçük and Giorgio Marapoti, and honorable representatives of CESPI, and distinguished participants from Italy and Turkey. First of all, I would like to convey the greetings of President of Invest in Turkey, Burak Bey, who could not be with us today. Secondly, I would like to congratulate to His Excellency Mr. Ambassador Marapoti on his new appointment. Welcome to Turkey. I believe that we will together with the ambassador we will work together with the ambassador to support the investments of Italian companies in Turkey. And I would like to thank CESPI for this important event that brought us together. Distinguished guests, as you know, around the world had been indeed a very difficult time due to the global health crisis and its impact on economies. Especially from an economic perspective, the growth rate of the countries have decreased, supply and demand crises have emerged, and foreign direct investments have been cancelled or postponed. And global foreign direct investments dropped by 35% in 2020, and Turkey exposed a nearly 18% decline. But although this decline, an increase was absorbed in the share received from the global FDI market to Turkey. When we come to this year, actually previous year, 2021, FDI inflows to Turkey further recovered quickly thanks to the resilience of the economy and global trends. International investors continue to make significant commitments, and we have witnessed surging cross-border transactions. In 2021, FDI inflow has been reached $14.1 billion, which is 81% higher than from 2020. So this figure is above the annual FDI inflow to Turkey since 2016. And with these figures, Turkey seems to have exceeded the annual average level before the pandemic in terms of attraction of foreign direct investments. And we claim that Turkey is having a V-shaped recovery in the post-COVID era, and other indicators are supporting our claim. Exports have reached 225
$1 billion in 2021, showing nearly 33% increase compared to previous year. And Turkey's share in global exports has surpassed 1% for the first time in its history. And also GDP growth for 2021 is expected to be around 10%. And I would like to remind that Turkey was among fewest economies having positive growth rate in 2020 with 1.8 positive GDP growth. So Turkey has proven itself as a resilient player of global value chains, and multinational companies are increasing their commitments to Turkey in line with their strategies of nearshoring, regionalization, and diversification. And Turkey, with its strategic location that unites three continents, has started to come to fore more and more in search of for alternatives to Asian-based production network. So we also witnessed that some multinational companies shifting or mirroring their facilities in other countries to Turkey. And we see that tendency also from the result of this survey. Turkey, with its entrepreneurial business culture, young and tech-savvy population, and skilled engineer and talent pool, have been attracting significant investment from global players. Turkey's startup ecosystem raised $1.6 billion funding in 2021, setting a new record. With this amount, Turkey became one of the 10 countries that received the most investment in Europe. The Turkish entrepreneurship ecosystem has seen three unicorns and one decacorn in this time. And many promising export-oriented companies and technology startups in Turkey have been rapidly growing their businesses and looking for equity partners to further expand their export markets. In short, we believe that the effect of COVID-19 on the Turkish economy has been limited compared to other countries, and investment trends in the country are on the rise. Dear participants, Turkey and Italy have enjoyed political, economic, and cultural relations for a long time. And Italy is an important economic and investment partner for Turkey. In 2021, the trade volume between the two countries increased by 33% compared to previous years, reaching the highest value since 2017. And it was recorded around $23 billion. The total FDI stock of Italy in Turkey have been surpassed almost $11 billion. Today, almost 1,600 Italian companies are operating in Turkey. Combining both forward and backward linkages, Italy is Turkey's third main global value chain partner after Germany and China. This is very important. This has been achieved through strong trade and investment relations between two countries. And I believe we can build on this strong partnership for an even stronger future partnership for both countries. So as of the investment office, we highly value Italian companies and would like to attract more and more investments. In parallel with this purpose, we care about investment processes and satisfactions in our country. Therefore, I would like to emphasize that the results of Italian companies' satisfaction survey carried by CESPI and Grimaldi is very valuable, especially for our activities. So according to these results, we are going to improve our activities and services for Italian investors with our team in Turkey and our country representatives and advisors in Italy. So please feel free to contact us for any matters. And I wish you all a very productive webinar. Thank you. Thank you so much, Mr. Karayaka. For this valuable contribution. Ripasserei la parola all'avvocato Francesco Sciaudone per un suo contributo più di settore. Grazie. Non c'è? Andiamo avanti. Ok, non lo so. Quindi andrei direttamente da Vittorio Pinelli, che è l'addetto finanziario presso il Consolato Generale d'Italia a Istanbul per Banca d'Italia. Si è parlato tanto di crisi economica, se ne parla ancora su tutti i giornali, nell'analisi su crisi economica della Turchia.
Quindi, dottor Pinelli, se con dati alla mano, insomma, questa crisi economica ci può confortare o meno? Grazie. Intanto auguro buon pomeriggio o buonasera a chi si trova come me appunto in Turchia e ringrazio sentitamente sia il presidente Frigeri e sia la professoressa Valeria Giannotta dell'invito alla presentazione di questo rapporto così approfondito e entrerei subito in argomento così tempestivo. Tempestivo perché, come viene segnalato dalle imprese intervistate, da circa un anno l'esecutivo turco ha assunto una visione tendente a imprimere all'economia un'inclinazione che le conferisca definitivamente, in sintesi, solidità e stabilità, simbolizzate, lo abbiamo sentito dire anche prima, da una bilancia commerciale in avanzo, dall'attrattività degli investimenti esteri, sia materiali sia di portafoglio, e da un'accumulazione strutturale di riserve valutarie. Il consolidamento progressivo di questo scenario comporterebbe il rafforzamento del cambio della lira turca, la riconduzione dell'inflazione all'obiettivo del 5% annuo e la flessione dei tassi di interesse. Vi è pertanto un dinamismo che, recando opportunità e rischi, fa da sfondo alla percezione di instabilità, di incertezza, manifestata da diverse tra le imprese intervistate, che si sono riferite in particolare, lo abbiamo sentito, ai contesti monetario e valutario, avendo presenti il deterioramento del cambio e la crescita dell'inflazione annua, che è passata dal 15 al 49% fra gennaio 2021 e gennaio 2022. A questo punto avrei bisogno, per cortesia, della slide numero 2, fra quelle che avevo preparato, grazie, quindi superata questa introduzione. Ecco, questa slide credo che visualizzi le due percezioni contrastanti di solidità e di incertezza che dicevamo prima. Se in una prospettiva di lungo periodo l'economia turca cresce in modo robusto, vedete che la prima fase di sviluppo fu interrotta dalla recessione del 2008-2009, portatrice di un regresso del 13% completamente riassorbito nel decennio successivo, grazie a un trend ascendente più ripido di quello precedente. La crisi economica intervenuta nell'estate del 2018 e la pandemia iniziata nella primavera del 2020 hanno allontanato di nuovo il PIL dal trend, ma il recupero completo è già avvenuto nel terzo trimestre del 2021, come vedete meglio nella slide successiva, grazie, nella quale ritrovate i dati più recenti, presenti anche nella precedente, la linea di trend e le ultime previsioni, che sono state citate anche poco fa, a 2-3 anni espresse dalle principali istituzioni internazionali. Noterete che tutte si attendono una crescita fra il 9 e l'11% nel 2021, poi inflessione verso il 3-4% l'anno nel 2022 e nel 2023. La dinamica positiva del 2021 è stata sospinta in prevalenza da due fattori: il sostegno dato alla domanda per consumi e investimenti dalla moderazione del costo del denaro da parte della Banca Centrale e, secondo, la ripresa delle esportazioni e dei flussi turistici in entrata, dovuta sia ai progressi delle campagne vaccinali, sia alla convenienza indotta dalla svalutazione della lira. Possiamo passare, grazie, alla slide successiva. Però, accanto appunto a questi fattori di opportunità che vi dicevo, risiedono i presupposti del possibile rallentamento del 2022 e del 2023, al quale facevo riferimento prima, il principale dei quali è l'inflazione. Qui vediamo il suo andamento storico nel grafico, con la forte accelerazione da novembre e la previsione di flessione espressa circa 3 settimane fa dalla Banca Centrale, che si attende un aumento annuale del 23% a fine 2022 e dell'8% a fine 2023, rispetto, lo ricordo, al 36% registrato a fine 2021. E queste sono ipotesi dibattute.
Per le stesse scadenze, la visione prevalente degli analisti economici propende per 7-9 punti percentuali in più a causa della forza della domanda interna, in particolare per investimenti, e della dinamica dei prezzi internazionali. Per cortesia, la slide successiva, grazie. E la visione degli economisti si riverbera nell'indagine condotta mensilmente dalla Banca Centrale Turca sulle aspettative di inflazione a 12 e 24 mesi, della quale trovate qui rappresentata la rilevazione più recente. E come potete vedere, la maggioranza degli interpellati ipotizza una crescita sostenuta dei prezzi, ma la forma più schiacciata e distribuita che le curve stanno assumendo indica molta incertezza. Possiamo andare avanti, per cortesia. E a questo punto dobbiamo considerare che la dinamica di inflazione, dell'inflazione è strettamente legata a quella del cambio, a causa del contenuto di beni importati, inclusi gli energetici, nei prodotti industriali e nei consumi turchi. Questo grafico dimostra le forti oscillazioni del 17-24 dicembre, che vedete là verso destra, e il successivo assestamento delle quotazioni al di sopra del trend di medio periodo. E un ruolo centrale nella recente stabilizzazione del cambio viene svolto da una nuova gamma di depositi bancari a termine in lire turche, con rendimento indicizzato al corso delle principali valute straniere o al prezzo dell'oro, che punta alla riduzione dell'ampia giacenza di depositi bancari in valuta estera, sopravanzandone i principali incentivi alla detenzione. Possiamo ancora andare avanti? Grazie. E, per completare il quadro delle variabili monetarie, vi mostro qui la dinamica del costo del credito per i principali operatori economici turchi. E ne trarrei giusto due spunti. Con la riduzione decisa a settembre, la Banca Centrale allineò i tassi ufficiali al costo di mercato dell'indebitamento dello Stato, facendo appiattire le condizioni applicate a consumatori e imprese. Da dicembre, la crescita improvvisa dell'inflazione ha trascinato verso l'alto il costo del credito per tutti i creditori, prevalendo sulla mitigazione svolta dall'ulteriore discesa dei tassi decisa dalla Banca Centrale. Arriverei a questo punto alle mie conclusioni. Eccoci, grazie. Io direi che la prospettiva di una prosecuzione della crescita del prodotto è incontestata, probabilmente a ritmi più moderati rispetto al recente passato. È il portato del dinamismo del sistema industriale turco, del buon tono delle esportazioni, della disponibilità di manodopera e dell'offerta di credito in valuta nazionale a tassi moderati, dell'attrattività della Turchia per investimenti esteri con finalità di nearshoring da parte di imprese europee, data anche la dotazione infrastrutturale della quale abbiamo parlato in diversi momenti. E quali però i rischi in grado di esercitare un'influenza negativa? Prescindendo dalle tensioni politiche nella regione, alcuni rischi hanno natura finanziaria. La crescita dei tassi di interesse nelle principali economie e nei paesi emergenti, che è in grado di orientare i flussi internazionali di capitali. E la continuità dell'offerta di credito bancario, per la possibilità che l'emersione di esposizioni deteriorate aumenti la selettività delle erogazioni. E la sostenibilità nel medio periodo di un tasso di cambio ai livelli attuali, per la spinta che esercita sull'inflazione e per le difficoltà che può porre al servizio del debito in valuta estera, pur in presenza di riserve valutarie in ripresa rispetto al fine 2020. In ambito reale, vorrei invece citare l'andamento della pandemia, per l'eventualità che compaiano varianti non coperte dai vaccini, e la dinamica dei prezzi internazionali e della disponibilità dei fattori produttivi e dei prodotti energetici, e infine la continuità dei flussi turistici. Io ringrazio tutti per la vostra attenzione e auguro una buona serata.
Grazie mille, dottor Pinelli. Volevo solo fare aprire una piccola parentesi, giusto perché si è parlato di 2023, di visione della Turchia. Insomma, noi guardiamo all'orizzonte, è vero analizzare il biennio su cui ci si basa la nostra analisi dei dati, ma il tutto secondo me sarebbe da guardare anche in prospettiva, riferendoci all'orizzonte temporale di questo 2023, che è una data importante non solo per la chiamata alle urne italiane, ma anche in Turchia. Forse in Turchia ha una connotazione ancora più significativa, proprio perché nel 2023 si celebra il centenario della fondazione della Repubblica di Turchia, così come immaginata dal padre fondatore Mustafa Kemal Atatürk, e probabilmente, non lo so, vedremo, si affermerà o meno il potere dell'attuale presidente Recep Tayyip Erdogan nel suo progetto della nuova Turchia, che già in passato, nella sua visione 2023, aveva teorizzato l'ingresso della Turchia tra le economie più forti e più solide, tra le prime 10 economie mondiali. Insomma, questa è proprio una cornice di contesto per inserire la nostra analisi. Passerei quindi adesso la parola all'avvocato Francesco Sciaudone. Prego Francesco. C'è? Eccoci. Mi sentite? Mi auguro che funzioni tutto. Sì. Credo che senza toccare e ripetere le molte cose che sono state dette, credo che ci sia un filo conduttore che collega anche i risultati dell'indagine, cioè che c'è un livello di aspettativa molto alto per un miglioramento dell'environment, della collaborazione delle imprese in Turchia. Credo che ci sia una forte aspettativa, una forte fiducia sulla possibilità che ci siano degli improvement del contesto, ad esempio, giuridico dal punto di vista delle regole e così come delle condizioni, e che ci sia anche evidentemente una forte fiducia per la possibilità di superare anche le turbolenze dei mercati finanziari che nell'ultimo periodo hanno caratterizzato l'attività delle imprese in Turchia. Allora, se questo è vero, quindi al di là della criticità per gli investimenti in Turchia che può essere stata registrata da alcune delle imprese attive, c'è, mi sembra di poter dire, una significativa fiducia nella possibilità che il contesto di riferimento migliori rapidamente. E in questo senso credo che debba essere individuato l'obiettivo di che cosa si può fare in concreto, grazie appunto a questo ponte virtuale che abbiamo voluto creare con questa serie di iniziative. Credo che vada proprio individuato in modo sempre più analitico una sorta di confronto continuo e costante tra gli stakeholder e quindi le autorità turche e i rappresentanti anche del mondo delle associazioni, cioè il Presidente della Camera di Commercio turca, ma anche ovviamente delle istituzioni, dei rappresentanti della diplomazia italiana, vada creata cioè una facilità di dialogo per raccogliere anche le istanze del mondo delle imprese e individuare quelli che possono essere dei miglioramenti che diano sostanza e conforto alla fiducia che comunque viene manifestata dalle imprese nei confronti della possibilità di migliorare l'environment nel quale operare in Turchia. Quindi immagino, e vuole essere un po' anche una proposta per tutti quanti noi, immagino che si possa creare una sorta anche di approfondimento tecnico, ed è quello che faremo nelle prossime giornate che sono previste, un approfondimento tecnico sui temi legali e fiscali che possono aiutare a rendere stabile e durevole la capacità di investimento delle imprese italiane in Turchia, che possono raccogliere anche gli elementi di criticità che sono emersi fino ad oggi e che possano allo stesso tempo essere un utile input per le autorità turche per avere una qualificata posizione del sistema imprenditoriale italiano per poter migliorare e agevolare la loro capacità di investimento.
Mi piacerebbe che proprio questo spirito, diciamo, di collaborazione e di condivisione tra mondo delle imprese e mondo delle istituzioni possa venire fuori come risultato di questa giornata di approfondimento. Noi per parte nostra saremo contenti, anche con l'aiuto del CESPI, di mettere a disposizione, proprio attraverso l'Osservatorio Turchia, magari dei documenti anche di positioning, di consultazione, degli spunti di riflessione su quello che andrebbe in concreto proposto per migliorare aspetti puntuali, che so, dei temi dell'accesso al credito, piuttosto che della facilità dell'utilizzo di alcune procedure nella risoluzione delle controversie, regole in materia di diritto del lavoro, temi di fiscalità per le imprese con proprietà turca, eccetera, eccetera. Cioè degli spunti concreti che possono diventare, attraverso l'utilità dell'Osservatorio Turchia, del materiale di lavoro da mettere a disposizione delle autorità turche, proprio per agevolarne la responsabilità di creare un contesto sempre più facile per stimolare ed aumentare la capacità di investimento. Credo che questo possa essere uno spunto di riflessione che ci veda proporre delle iniziative, proporre dei contenuti, ovviamente da sottoporre all'attenzione di tutti gli altri attori. Questo mi sembrava uno spunto sul quale richiamare l'attenzione di tutti quanti, e approfitto per ringraziare ancora tutti quanti si sono collegati, hanno partecipato, e ribadendo ancora una volta la nostra forte determinazione ad affiancare tutta la possibile collaborazione che tra questi due paesi verrà realizzata nel prossimo futuro. Grazie Avvocato Sciaudone per gli spunti e per l'invito ancora a solidificare la partnership con il CESPI anche per quanto riguarda queste proposte di policy o comunque di linee di azione a sostegno anche del business e degli operatori interessati alla Turchia. Insomma, sicuramente ne parleremo e faremo e daremo seguito alla cosa. Passerei quindi la parola a Livio Manzini, presidente della Camera di Commercio Italiana in Turchia, che proprio appunto si parla di imprese, sono certa che darà un insight estremamente interessante e approfondito. Grazie. Grazie per le... Vorrei cominciare intanto per ringraziare anch'io sia lo studio Grimaldi che Invest in Turkey e specialmente il CESPI per l'organizzazione di questo webinar e per averci coinvolti e avermi invitato a partecipare. Ovviamente sono, credo, l'ultimo relatore, non vorrei ripetere quanto è già stato detto, perché tanto è già stato detto. Vorrei intanto provare a indirizzare questo mio intervento in particolare a chi ci segue dall'Italia, che è interessato a far più business in Turchia, ma che forse ha anche qualche preoccupazione. Ecco. Lo dico non solo come presidente della Camera di Commercio e Industria italiana in Turchia, ma anche come businessman io stesso, perché sono a capo di un'azienda familiare che opera in Turchia. E quindi queste remore sono reali. Ovviamente il presidente Cassino ha giustamente detto che certe cose bisogna tenerle presenti. Detto questo, se mettiamo da parte un attimo questioni che tutto sommato non rilevano proprio del mondo micro economico delle aziende private, diciamo, della parte del mercato che è costituita dalle aziende private, vorrei provare un attimo a definire forse un pochettino meglio, in termini più pratici, alcune delle caratteristiche che sono state date a questo per la Turchia. Dunque, alcuni dei relatori hanno detto affidabile, solido. Il responsabile di Invest in Turkey ha usato, l'avevo messo nella lista anche io, resiliente, aggiungerei anche flessibile.
e in termini macro con le cifre si riesce a capire, si riesce a vedere, diciamo, questa realtà. Però poi scendendo a livello appunto dell'operatore economico, che si potrebbe dire sì, molto bene, ma che cosa rappresenta questo per me in particolare? Allora, intanto, come è stato detto, i legami sono molto solidi, però con la pandemia negli ultimi 2 anni è chiaro che i legami umani si sono un pochettino allentati. Praticamente il turismo è morto, sia in un senso che nell'altro, e il turismo fa molto per i rapporti umani. Il rapporto fieristico, che è molto importante per l'Italia e anche per la Turchia, si è fermato di netto, e anche lì è un campo dove noi, per esempio, come Camera del Commercio siamo molto attivi, ed è un momento topico dove gli operatori possono incontrarsi, conoscersi, e anche questo non c'è stato negli ultimi 2 anni. Si spera che a partire, diciamo, da giugno in poi ci sarà una nuova apertura, e questa sarà definitiva, che non ci sarà più una richiusura, no. Per il momento non ne sappiamo niente. Dunque, questi legami si sono umani, si sono un po' allentati. Dunque, credo che sia un buon momento questo per rivedere alcuni di questi temi, in modo che chi ci sta seguendo dall'Italia capisca un po' meglio esattamente di che cosa stiamo parlando. Allora, i legami, diciamo, sono molto solidi. La Camera di Commercio e Industria Italiana in Turchia è presente da 135 anni e ha 600 membri. È una delle principali Camere di Commercio italiane nel mondo, cioè sono più di 70 che sono membri di Assocamere Estere, una delle più vecchie, non la più vecchia forse, ma una delle più vecchie, una delle più solide e una delle più riconosciute nella graduatoria delle Camere di Commercio italiane nel mondo. Siamo al 7° posto. Quindi questo mostra un po' la storicità di questi legami e quanto sono solidi. Ringrazio l'ambasciatore Marapodi per aver segnalato che l'interscambio turco-Italia, che fa dell'Italia il 5° partner commerciale della Turchia, e non solo di 23 miliardi di dollari l'anno scorso, che è un livello storico, però anche negli altri anni, è molto equilibrato. E questo a dimostrazione che i legami sono anche molto profondi, cioè centinaia di aziende sono abituate a lavorare insieme da oramai da tantissimi anni. Ci sono gli investimenti produttivi importanti di aziende italiane in Turchia, quelli storici come la Fiat, Pirelli, Prismian, che è quotata alla borsa turca, Ferrero, Perfetti, eccetera. Però ci sono anche le catene di approvvigionamento che funzionano anche quelle da tantissimi anni. L'affidabilità di cui si è parlato, è vero che da un punto di vista geopolitico a volte la Turchia ci si fa delle domande, ma non dimentichiamo che la Turchia è un paese fiero della sua storia, che ha un passato anche imperiale e che dunque rivendica una, diciamo, una certa libertà nelle sue scelte geostrategiche. Però, detto questo, è membro della NATO, ha partecipato quasi sempre a tutte le missioni NATO nel mondo e quindi c'è sempre stata, non voglio risalire al momento dell'impero sovietico, dove chiaramente la Turchia era un elemento importante, diciamo, della difesa collettiva contro la minaccia sovietica. Dunque è un solido membro del campo occidentale, è un candidato candidato a essere membro a parte intera dell'Unione Europea, e ovviamente chi ci guarda può dire sì, però questo processo è fermo, dunque non vuol dire niente. No, non è vero, perché non è fermo. In realtà la Turchia continua e lì ovviamente lo studio Grimaldi lo sa di sicuro meglio di me, però continua a incorporare nel suo corpus legale quello che viene chiamato l'acquis communautaire, per cui chi fa business in Turchia si ritrova, ci possono essere eccezioni, ma nell'insieme si ritrova in un quadro giuridico che è quello dell'Unione Europea. E questa, diciamo, integrazione del corpus dell'acquis communautaire continua.
incluse nuove regole che vengono pubblicate da, dalla Commissione europea. Ecco, dunque, questo è un dettaglio. E un altro dettaglio pure che riguarda i singoli, le singole aziende, grazie a questo processo di integrazione, molte associazioni europee riconoscono le associazioni turche e le prendono a parte intera dentro il loro sistema. Dunque le associazioni turche di settore partecipano in qualche modo, a volte direttamente, a volte indirettamente, a strutturare regole europee che poi vengono presentate alla Commissione europea. Quindi c'è una integrazione di fatto che è molto alta e che ovviamente è anche dovuta, non se ne è parlato, dell'unione doganale. Oggigiorno si parla dell'unione doganale come di quasi un relitto che dovrebbe essere ammodernato, cioè, è vero, però esiste, per cui tutto l'interscambio industriale tra Unione Europea e Turchia è a tasso zero. E quindi, vabbè, in questo momento ci sono i problemi logistici, ma se non ci fossero, l'interscambio sarebbe forse anche più alto e fa dell'Unione Europea e della Turchia, cioè l'Unione Europea, il, di gran lunga, il primo partner economico della Turchia. Con questo sulla fidibilità. La solidità, nella pratica, cosa vuol dire? Quando si guarda da fuori, la domanda è in parte... La domanda che è stata fatta, Vittorio Pinè, la Turchia sta per andare in default, sta per non avere più i soldi, per non poter pagare. La Turchia in realtà non ha mai fatto default, non voglio fare dei nomi di paesi sudamericani come confronto, ma la Turchia non ha mai avuto default sui suoi debiti esteri. E anche se è molto indebitato, e se l'economia turca è molto dollarizzata, alla fin fine, quando c'è bisogno, i soldi si trovano. Credo che stamattina la Turchia ha emesso un Sukuk bond, dove ha venduto per 5 miliardi di dollari, pagando un... Non, sui Sukuk non viene chiamato tasso di interesse, viene chiamato affitto, credo, 7,25%. Sì, alto, però non molto tempo fa pagava 10, per cui ci sono degli alti e dei bassi e si va avanti lo stesso. Il sistema bancario è solido, presenza anche di banche italiane in Turchia, il Monte dei Paschi è qui, soprattutto la Banca Intesa è qui, dunque, il principale operatore del sistema bancario italiano. Ma la cosa forse più importante di questa solidità è la sofisticazione e diversificazione dell'economia turca. E questo credo che sia molto importante, perché l'economia turca non dipende da un settore, non è solo tessile o solo petrolio o solo questo. Solo. C'è oramai una sofisticazione, una diversificazione. La Turchia forse è un medio paese dal punto di vista dell'industrializzazione, però ha ambizione a diventare un paese di serie A. E quindi... c'è investimento anche in ricerca e sviluppo. Ci sono sempre più brevetti che vengono fuori, sempre pochi, ma più di prima. Per cui questa sofisticazione, diversificazione è quello che ci fa sperare per il futuro. È vero che l'inflazione in questo momento sta facendo soffrire in particolare la classe media. Il potere d'acquisto è sotto pressione, però la popolazione cresce. E in particolare, cosa importante, la popolazione urbana cresce ancora di più, perché la Turchia è ancora un paese dove c'è un esodo rurale. Oramai è vero che anche in Turchia più della metà della popolazione è urbana, però la popolazione urbana cresce più della popolazione. E soprattutto, non se ne è parlato prima, la struttura demografica della Turchia. Quando si dice che la Turchia è un paese giovane, in realtà questo che cosa vuol dire, perché è un paese giovane? Vuol dire che le famiglie in questo momento si stanno restringendo, però la media è ancora bassa. Questo porta a una certa vitalità, voglia imprenditoriale, voglia di fare.
Però diciamo che la parte pensionistico, trasferimenti sociali rimangono ancora a un livello accettabile per il budget del governo, che infatti ha un deficit più o meno vicino ai criteri di Maastricht. E questo ci porta alla resilienza e poi alla flessibilità. La resilienza in Italia è diventata di moda adesso grazie al PNRR. Le aziende turche, soprattutto nel settore privato, la resilienza ce l'hanno nel loro DNA. Ne so qualcosa anch'io, eh? Noi siamo un'azienda familiare, operiamo dal diciamo da un punto di vista industriale dal 1955, anche se l'azienda è stata creata ben prima. E dunque abbiamo visto tutti questi alti, bassi, praticamente l'iperinflazione l'abbiamo vissuta. E in qualche modo si sopravvive, si va avanti. Questo è una delle forze della Turchia. E la flessibilità è quello che in realtà crea questa resilienza. C'è una forza di lavoro competente, con voglia di fare e soprattutto voglia di apprendere. Adesso non voglio fare dei confronti ovviamente, ma in Turchia molte fabbriche possono lavorare 6 giorni su 7, mentre in Italia, in buona parte dell'Europa, queste sono solo 5. E già lì si crea, bisogna dirlo, una differenza competitiva enorme. Allora, come sfruttare questa competenza, questa competitività per le singole aziende? Allora, si è parlato di andare insieme in paesi terzi e credo che oggi si volesse parlare dell'Africa. È vero che l'Africa ha tantissimo potenziale e la presidenza della Repubblica Turca gioca moltissimo sull'Africa, tantissime ambasciate sono state aperte, ma per il momento potrei sbagliare e l'ambasciatore mi può correggere, ho l'impressione che sia mirato principalmente a cantieri di opere pubbliche, contrastare così anche la Cina che punta molto sui cantieri di opere pubbliche, porti, aeroporti, strade e via dicendo. Questi cantieri offrono opportunità anche a aziende italiane, però è specifico diciamo a un certo settore. Il boom dei prodotti di consumo deve ancora venire, chiaramente. Però ci sono anche le possibilità, mentre ci sono altre possibilità in paesi più vicini, ma anche in paesi più lontani. Ma in paesi più vicini, quando si guarda la graduatoria dei principali partner commerciali della Turchia, sull'export della Turchia, l'Italia è al 5º posto. Al 6º posto, potrà sorprendere alcuni dei nostri amici italiani, c'è l'Iraq. E il totale di export della Turchia verso l'Iraq non è molto inferiore al totale verso l'Italia. Questo dovrebbe segnalare a chi guarda queste cifre le possibilità che ci possono essere di usare una base produttiva in Turchia per esportare già in paesi lì vicino. Chiaramente parte dell'export sull'Iraq finisce in Siria, col quale i rapporti sono più difficili, ma va benissimo anche così. Se poi gli Stati Uniti potessero ricongiungersi con gli altri paesi che li stanno aspettando nel JCPOA con l'Iran, allora lì il potenziale è elevatissimo, veramente elevatissimo. Poi c'è l'Azerbaigian, chiaramente. L'aiuto che la Turchia ha dato all'Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh si può essere giudicato da un punto di vista strategico come si vuole, ma da un punto di vista commerciale fa dell'Azerbaigian oramai un paese cliente della Turchia, nei due sensi, perché l'Azerbaigian può fornire gas alla Turchia e comprare tutto il resto. La Turchia sta costruendo una strada diretta per andare in Azerbaigian e potrei moltiplicare gli esempi. Quello più eclatante forse sono gli Stati Uniti. Sembrerà sorprendente, ma gli Stati Uniti hanno una volontà molto netta di staccarsi dalla Cina, di non dipendere così tanto dalla Cina. E dove possono andare? Non ci sono poi così tanti altri paesi che hanno le capacità produttive, anche come volume, competenze, infrastruttura, trasporti, logistica, telefonia, tutto quello che si vuole, computer e via dicendo,
affidabilità e stabilità. Quando si cerca nel mondo, a parte la Turchia, non ce ne sono molte. E non è un caso se l'export l'anno scorso della Turchia verso gli Stati Uniti è cresciuto in modo abnorme. Per di più, durante il 2021, i due paesi hanno fissato un obiettivo che sembrava assurdo, di un interscambio di 100 miliardi di dollari. Adesso però piano piano si comincia a capire a che cosa potrebbe essere dovuto, perché chiaramente sull'interscambio Stati Uniti-Cina 100 miliardi non sono niente. E dunque spostarne una fetta verso la Turchia, ammesso che ci siano capacità produttive, è una possibilità. Ecco quindi il potenziale che vedo. Mi sono, come al solito, un po' dilungato, vi prego di scusarmi, ma ecco, spero che per gli operatori italiani questo possa risultare interessante. Dopodiché, le scelte di ogni azienda sono individuali, non si può mai generalizzare, ognuno deve fare lo studio di quello di cui ha bisogno per sé. Noi come Camera di Commercio e Industria Italiana in Turchia ci siamo, per cui qualsiasi operatore economico che vuole guardare da più vicino può venire da noi quando vuole, abbiamo un team estremamente competente che è lì da, competente perché è lì già da tantissimi anni, e siamo molto sollecitati, in questo momento devo dire molto sollecitati da, dalle aziende italiane, però abbiamo capacità, per cui non esitate, venite a vederci, perché alla fin fine ogni scelta individuale non si può generalizzare. Grazie. Grazie mille, Presidente Manzini. Certamente, insomma, Italia e Turchia, utilizzare anche la Turchia come testa di ponte per entrare in paesi terzi è fondamentale, una complementarietà che nasce anche da un interscambio di know-how con manodopera, come è stato accennato, qualificata e soprattutto giovane, no? E innovativa, come è stato detto prima dal Vicepresidente di Invest in Turchia. Insomma, direi che per oggi c'è stata tanta carne al fuoco che sicuramente verrà ripresa, a cui daremo continuità anche nelle prossime tavole. In Turchia è già sera, insomma, la cosa, il lato positivo di questa pandemia al netto di tutto è che riesce a portare al tavolo persone da Istanbul, Ankara, Roma, comunque nello stesso momento. Però ovviamente da voi è già ora di cena, per cui io ne approfitto al nome di Osservatorio Turchia e del CESPI per ringraziare ciascuno di voi per i vostri contributi di altissimo livello. Un grazie particolare ai supporting partner, la Camera di Commercio italiana in Turchia e Invest in Turchia, e soprattutto un grazie sincero per le interpreti che, insomma, nelle retrovie stanno offrendo il loro servizio per la traduzione simultanea. Ne approfitto per augurarvi una buona serata, in turco iyi akşamlar, e quindi ci rivedremo presto. Grazie. Grazie. Grazie.